Quindi, dopo un anno di lavoro, ho fatto questo appunto. A questo punto, beh, finito, l'ho fatto vedere a degli amici, come già ne faccio quando finisco un appunto, e ho cercato di dare degli amici schierati politicamente, perché si parla, gli effetti si parlano di politica, anzi, si parla molto di politica. E l'ho fatto vedere a degli amici di destra e di sinistra, e che in pratica mi hanno non quasi solo il saluto, ma quasi. Però gli amici, amici, la persona più gentile è stata una collega alla scuola dove lavoro e che mi ha detto, sì, scritto bene, si vede che sa scrivere, però ma chi pensi che te lo pubblica una cosa del genere? Sì, in effetti stavo pensando, sì, magari posso fare come Amazon, insomma, altre pubblicazioni, però sinceramente dopo un anno di DAD io ero strapieno di il computer lo odio. Per la preparare le persone, ora qualche volta è necessario, però effettivamente non mi sento più di stare dietro alla tastiera per dover parlare con le persone, invece mi esprimo. E quindi ho cercato un editore vero. Ho cominciato ad andare in giro, oddio, si chiamava da dove lo accettavo, però ho cominciato ad andare in giro e ho trovato la casa editrice Aurora Boreale, che tra le altre cose, quando tutti dicevano allora questo. Una casa editrice che vuole promuovere questo tipo di settore, questo tipo di racconti, eccetera, eccetera. Qui la Roda Boreale come missione è quella di prolungare la conoscenza, specie qui da scuola. Cavolo, è per me. Ho cercato chi è che ma prescriviamoli. Vabbè, tanto so come va a finire, nessuno mi chiama mai. E mi ha risposto. E quando ci siamo visti, siamo conosciuti e gli ho detto Rob, guarda che due problemi. Il primo problema è che e questo libro piacerà a pochi, sia quelli di destra sia quelli di sinistra, quindi quelli di centro neanche. Il secondo problema è che questa cosa, se viene pubblicata, creerà un sacco di problemi. E lui mi ha detto, ha risposto così, allora, il libro mi è piaciuto, quindi va bene, per le polemiche, benissimo, ancora meglio. Vabbè, contento del bravo del lei. E vabbè, allora, si è fatto, quindi, niente, si è sviluppato questo libro, si è l'ha pubblicato, che ero contentissimo, perché veramente ero orgoglioso di far parte di questa casa editrice, e infatti i suoi contratti mi ne apprendo sul muro. Io ho scritto 14 libri di testo scolastici, ma i suoi contratti di edizione veramente. Anzi, ce l'ho più di volte dentro. Vabbè, e sinceramente pensavo, io spero che qualcuno compri qualche copia in modo che si ripaghi insomma le spese di pubblicazione. In realtà abbiamo fatto una diretta web con Gianluca. E in questa diretta sono state fatte 22.000 visualizzazioni. Io quando l'ho vista, 22.000? Cioè 22.000 persone che hanno. Io penso che era uno stadio, 22.000 persone che hanno visto questa cosa. E l'obiettivo era questo, che non era proprio l'impegno con Roberto Pinotti era questo, non tanto scrivere un libro, era proprio far conoscere questa vicenda. E quindi insomma, 20.000 persone che non sapevano di questa storia, qualcuno sì, però non lo sapeva bene, e insomma è stato un bel risultato. E così buono che ne farò si è convinto e pubblicato anche in inglese. È uscito la settimana scorsa in inglese. È uscito in inglese. Ora, io non credo che si vedrà tantissime cose, però il fatto che sia pubblicato in inglese vuol dire che questa vicenda, che è puramente italiana, che non riesce ad andare oltre neanche quel circolo di 3-4 ufologi che siamo noi, almeno comincia a essere conosciuto un po' anche all'estero. Spero negli Stati Uniti, Canada, lui, insomma, vediamo un pochino. E sinceramente sono veramente contento di questa cosa. Allora, ora io non sono uno storico, però ho preso